Parliamo con Nicolò Orpini, la prima titolare oggi dopo la gara di domenica. È entrato, insomma, una vittoria che vi lancia ulteriormente in classifica. Sì, sicuramente noi volevamo dare continuità. L'importante era non perdere, o almeno cercare di non perdere. Fortunatamente è arrivata la vittoria, siccome meritata, e andiamo avanti così. Qualche rischio in difesa, tanti gol sbagliati ancora una volta in attacco, questi sono i difetti se proprio dobbiamo trovarli della squadra oggi. Difetti, io non parlerei proprio di difetti perché comunque in campo c'è anche l'altra squadra attaccanti, centrocampisti, difensori, quindi a livello difensivo, cioè comunque anche se loro hanno un punto, secondo me non sono una squadra da ultimi in classifica, anzi, siccome davanti sono dei buoni giocatori, anche dietro centrocampo, siccome non sono messi male, è logico, creo occasioni, dopo non è che se tu le pali puoi sempre far gol. Invece dietro, insomma, non avete subito ancora gol, dimostrando, insomma, la vostra solidità. Sì, l'importante, infatti abbiamo già parlato anche in settimana, l'importante era cercare di non prendere gol, infatti non l'abbiamo preso, perché sapevamo che se noi non prendevamo gol da dietro, davanti facevamo qualcosa, il gol prima o poi sarebbe arrivato se noi non prendevamo gol. Adesso questa classifica dice Pergo, ha già staccato l'avversario a 4 punti, è presto per parlarne o no? Secondo me sì, è ancora presto, perché comunque adesso arriveranno anche scontri diretti con quelle davanti insieme a noi, ma senza nulla togliere quelle che abbiamo giocato contro fino adesso, perché comunque sono tutte buone squadre, cioè tutti parlano, erano di bassa classifica, però intanto le partite bisogna iniziare a vincerle, così è stato. Comunque secondo me bisogna continuare ad andare avanti a lavorare e pensare come se fossimo noi gli ultimi in classifica e non arrenderci. Questa è un po' la cosa che cambia, insomma, non, sì, in effetti sono state gare con le squadre di bassa classifica, però sono state tutte vinte, magari gli anni scorsi si perdevano tanti punti anche con quelle di bassa classifica. Bassa classifica, cioè sono squadre di bassa classifica perché per il momento hanno pochi punti, però io sinceramente non li tengo squadre di bassa classifica, anche se la classifica parla di questo, perché comunque tutte hanno lottato, tutte hanno cercato di batterci, di farci gol, così non è stato, ripeto, l'importante era vincere, vincerle tutte, così è stato. Domenica con la Virtus Bergamo, insomma, ci sarà la prima gara con scontro diretto con una di vertice. Sì, sicuramente sarà dura come tutte le partite fino adesso, noi andiamo là, ce la giochiamo. E vedremo.